Si è parlato di omosessualità, della ricerca dell'identità degli adolescenti e della complessità delle relazioni in età adolescenziale nell'ultima giornata del Utopic Fest, il primo festival del conflitto organizzato da Rondine Cittadella della Pace. Attraverso quello che sono i popoli, la cultura, gli scambi, le informazioni, i giovani, va investito tantissimo in questo campo, nella bellezza, nell'arte, nel cinema, perché sono i veicoli che devono tenersi vivi per sopperire alle mancanze della politica e della diplomazia. Un confronto su questioni di grande attualità che ha preso spunto dal film Né Giulietta né Romeo, realizzato da Veronica Pivetti e patrocinato da Amnesty International. Stiamo facendo un grande percorso con Amnesty e con AGEDO, che è l'associazione genitori di omosessuali. Stiamo facendo un grande percorso per diffondere questo film. Lo porto personalmente, vado, faccio gli incontri, parlo con il pubblico, ci credo, continuo a crederci molto. Con Veronica Pivetti quindi è stato affrontato un altro tipo di conflitto, quello interiore. L'argomento secondo me, ahimè, purtroppo è sempre molto valido, è sempre molto caldo, questo sul bullismo, sulla non accettazione dell'omosessualità, insomma in questo paese ahimè è così, per cui sono molto contenta di portarlo in giro dappertutto e devo dire, però adesso ho conosciuto la realtà di Rondine un po' di più, me l'hanno raccontata un po' di più ed è veramente importante.